Books Review di oggi in compagnia di Batilda. Saluta! Saluta! Non è molto socievole come quell'altra. Eccoci con la prima Books Review di febbraio. Come state? Spero tutto bene. Guardo un libro di cui ho parlato nel wrap up di gennaio, un libro che mi era piaciuto veramente tanto e di cui volevo assolutamente parlare. E si tratta di... Nel frattempo mi ha tirato una codata, non so se... L'orribile karma della formica di David Safier, uscito nel 2007 per Sperling & Cooper. È mascherato da commedia divertente, ma in realtà il tema centrale di questo libro è molto molto profondo, oltre che scritto con una leggerezza tale per cui sia usufruibile da tutti e apprezzabile soprattutto. Parla di Kim Lange, una donna in carriera, molto in carriera, al punto da dimenticarsi dei suoi doveri familiari verso la propria figlia e verso il suo marito, per il quale non nutre più tutto questo affetto, al punto che è spinta a tradirlo con un collega molto più avvenente, molto più affascinante. Durante appunto una serata di premiazione andata in fallimento a livello sociale, si ritrova sulla terrazza di un edificio nel quale sta alloggiando e viene colpita da un pezzo di macchinario, se non mi ricordo male, un pezzo di macchinario che stava nello spazio, tipo un pezzo di satellite o qualcosa del genere. A quel punto muore, ma si reincarna in una formica appunto. Sempre da formica conosce Buddha, che è praticamente l'incaricato di reincarnare gli anime che hanno bisogno di essere reincarnate per arrivare al nirvana. Il nirvana che sarebbe il paradiso buddista in pratica, nel quale si può accedere solo se si ha l'anima pura e se si sono compresi gli errori commessi nelle varie vite. Il fatto che sia stata trasformata in formica è dovuto alla sua presunzione, superbia, insomma al suo non lavorare per gli altri ma solo per se stessa, in sostanza. In questa comunità di formiche lei ovviamente non si trova a suo agio, anzi non si trova assolutamente bene, però dopo un paio di tentativi da formica, conoscendo anche Casanova, il famoso Casanova, insieme a lui riesce a fuggire da questo formicaio e a ritrovare sua figlia, che nel frattempo sta piangendo la sua morte, così come l'ex marito, che nonostante tutto ancora la amava. In questa coppia di persone a lei molto affezionate entra Nina, che è la ex migliore amica, ex perché ci aveva provato proprio con il marito di Kim Lange, ormai ex marito, dato che lei è passata a miglior vita, ma Kim non si vuole arrendere. Perseguendo nelle buone azioni, lei passa di corpo in corpo, di animale in animale, fino ad arrivare il più vicino possibile alla sua famiglia che in un qualche modo ha questo sentore che lei sia all'interno degli animali che circondano la casa, ma non si rende mai conto consapevolmente fino alla fine. In ultimo viene reincarnata in un essere vivente che la mette particolarmente in difficoltà, in quanto anch'esso è un essere umano. Lei, pur avendo la possibilità di passare al nirvana per stare vicino alla sua famiglia, sceglie di reincarnarsi in un altro essere umano completamente diverso dalla Kim Lange che tutti ricordavano, e in questa maniera lei riesce a riavvicinarsi alla sua famiglia e chi lo sa se effettivamente riuscirà nel suo intento di far sì che loro stiano bene. Questo romanzo, come ho detto, è molto profondo, nonostante sia di base una commedia, ma sul finire ti fa venire veramente voglia di riflettere su questa cosa. Ora, io non so voi se crediate o meno nella reincarnazione, sapete che io ci credo, diciamo, al 70%, volendo essere matematici, ci credo abbastanza nella reincarnazione, perché mi piace pensare che tutti gli errori di questa vita e le sfortune di questa vita siano dovute ad eventuali errori che io ho fatto in una vita precedente, o comunque mi piace pensare che io possa avere delle nuove possibilità di diventare una persona migliore in prossime vite, oppure di realizzare sogni che per un motivo o per l'altro non riesco a realizzare in questa vita. La reincarnazione buddista è il tema principale di questo libro. Credo che sia un tema ripreso anche in altri romanzi di David Safier. Infatti questo romanzo non ha un seguito, anche se pensavo di sì, perché c'è un libro che si chiama L'orribile karma colpisce ancora, però non c'entra assolutamente niente con i protagonisti di questo libro. Infatti mi sembrava un po' strano, dato che la storia qua si conclude in maniera appunto autoconclusiva. Non è detto che io non vada a leggere in futuro altri romanzi di David Safier, perché come ho detto lo stile di scrittura mi è piaciuto veramente tanto, l'ho letto con molto piacere e sono sicura che anche gli altri romanzi suoi siano consigliabili a voi lettori. Passando ai temi principali, anzi tornando ai temi principali, il tema della reincarnazione lo rende molto interessante filosoficamente parlando, perché non è solamente il fatto di reincarnarsi in un altro essere in maniera casuale, ma Buddha fa capire le motivazioni per cui Kim si reincarna in un animale piuttosto che in un altro, rimanendo all'inizio, quindi senza fare troppo
troppi spoiler, la reincarnazione in formica è dovuta, come dicevo, al fatto che Kim pensa solo e unicamente a se stessa nell'ultima parte della sua vita, poi scopriamo nella gran parte della sua vita, e si trasforma in formica, anzi Buddha la trasforma in formica, perché le formiche per natura non possono pensare solo a loro stesse, devono vivere in funzione della loro grandissima comunità, quindi lei dovrà imparare a convivere e condividere soprattutto con queste altre formiche, fino a che non raggiungerà appunto un karma abbastanza positivo da reincarnarsi in un altro animale. Insomma, tutto questo meccanismo legato alle azioni buone, alle azioni cattive, gli animali cosa potrebbero rappresentare all'interno di questa religione buddista e di questo concetto della reincarnazione, lo rende molto interessante anche per chi effettivamente nella reincarnazione non ci crede, quindi consigliatissimo anche per chi non fa della reincarnazione un proprio fondamento di vita, insomma. Anche se un'altra cosa su cui ti fa riflettere molto è che nessuno nel mondo vorrebbe essere come la protagonista, come Kim Lange, nessuno pensa di sé di essere egoista, presuntuoso, di non pensare mai agli altri, ma in fondo lo siamo tutti. Nel mondo di oggi siamo portati per natura a pensare molto di più a noi stessi che non agli altri. Sono ben poche ancora le persone che mettono gli altri sempre e comunque al primo posto. Chi invece millanta di fare questa cosa effettivamente la fa, nella stragrande maggioranza dei casi lo fa fondamentalmente per sentirsi meglio con se stesso, ma non per far sentire meglio gli altri. Quindi tutto ritorna un ballo disco. Ci rende tutti in un modo o nell'altro, in una quantità o nell'altra, egoisti e incentrati sul nostro buon vivere, non su quello degli altri. Questa è una cosa che deve farci riflettere molto, perché leggendo questo romanzo, diciamo che brutta persona Kim Lange pensa solo a se stessa, alla sua carriera, lascia indietro sua figlia, suo marito, lei magari in maniera estrema è egoista, ma in piccola parte potremmo anche esserlo tutti, parlo anche per me. Io adesso sto vivendo un momento della mia vita nel quale io devo mettermi al primo posto ed è l'unico modo che ho per vivere bene in questa società. Pur essendo una persona che normalmente fa del bene per gli altri e non pensa al suo bene, adesso sono arrivata alla consapevolezza che serve fino a un certo punto far del bene agli altri, ma soprattutto serve nel momento in cui questo bene ti ritorna. Farlo così, senza un ritorno, almeno con le persone che mi vogliono bene, non ha assolutamente senso. Ovviamente c'è un best character in questo romanzo, non è Kim Lange, anche se Kim Lange mi ha fatto riflettere molto, l'evoluzione del suo personaggio mi è piaciuta tantissimo. Ma ancora di più di lei mi è piaciuta l'evoluzione del personaggio di Casanova. Lo conosciamo come lo conosciamo tutti dalla sua storia, quindi un Don Giovanni, un donnaiolo che pensa solamente al piacere carnale quando vede le altre persone, quindi sicuramente Buddha con lui, diciamo che ha una sorta di causa persa, ma nel momento in cui conosce Kim non si sa bene per quale motivo, ma le si appiccica, in qualche modo le loro vite continuano ad intrecciarsi. Grazie a lui lei capisce determinate cose della vita e lui stesso, da donnaiolo che era, non rinuncia ai suoi principi e non rinuncia al suo voler avere delle relazioni con molte donne per il piacere carnale, ma si innamora e arriva al punto da sacrificare se stesso, quindi il suo bene più grande, per questa persona. Per un personaggio come Casanova è una grande evoluzione questa, quando Casanova in realtà di base è un personaggio molto egoista, molto narcisista soprattutto, e quindi il suo personaggio mi è piaciuto tanto, oltre alla comicità che c'è dietro a questo personaggio, che vi assicuro condividerete tutti con me nel momento in cui leggerete questo libro. Assolutamente, assolutamente consigliatissimo, L'orribile carme della formica è un romanzo che vi farà ridere, vi farà piangere, vi farà riflettere, quindi ve lo consiglio soprattutto se volete una lettura leggera ma non troppo. Ci vediamo con la prossima Books Review il 24 febbraio, mentre il prossimo video uscirà il 13 febbraio e sarà una puntata di Cartoon Joe la prima di febbraio. Ci vediamo al prossimo video, ciao!